quartiere. I genitori sono sul piede di guerra e i servizi riabilitativi rischiano di essere trasferiti definitivamente a Messina. Da questo punto di vista, cosa si impegna a fare l'amministrazione De Luca, magari alla ricerca di locali idonei a garantire questo servizio che altrimenti costringerebbe le famiglie a viaggiare quotidianamente? Anche noi come amministrazione comunale siamo sul piede di guerra per supportare i genitori che hanno diritto a vedere erogato un servizio doveroso ai loro figli. L'amministrazione comunale è al loro fianco, ma non è una frase di circostanza, ma vediamo un attimo la disponibilità dei nostri locali, l'ex pretura o altri che si rendano, come dire, che si possono adeguare a queste esigenze. Domani vediamo di scrivere una nota ufficiale congiunta con l'associazione Dispari in modo tale da mettere a conoscenza la società che eroga questi servizi e per i quali, come dire, ottiene una buona remunerazione da parte del nostro Servizio Nazionale Sanitario, di valutare la possibilità di far rimanere a Santa Teresa di Riva questo servizio importante, non per soggetti magari che hanno la possibilità di garantirsi questo servizio, ma per soggetti che ne hanno veramente di bisogno. Il mantenimento del servizio appunto passa attraverso la ricerca di nuovi locali che eventualmente dovrebbero essere messi a norma. In questo senso l'amministrazione quindi potrebbe garantire un sostegno economico per un'eventuale manutenzione o ristrutturazione di un immobile? Certamente, vediamo intanto quali sono le reali esigenze per far espletare all'interno delle nostre strutture questi servizi. E sotto l'aspetto economico non ci preoccupa il fatto di stornare dei fondi per altri servizi meno importanti rispetto a questo. Consigliere, l'amministrazione comunale ci ha messo la faccia, oggi ha portato un messaggio importante che è di conforto a queste famiglie che aspettano questo servizio per i loro bambini. Il significato è che c'è un edificio, lo mette subito a disposizione, gratuitamente, senza chiedere nulla, purché questo servizio di riabilitazione resti a Santa Teresa, con la SSR, magari impegnandosi a spendere quattrini per adeguarlo. Il Comune di Santa Teresa non si tira indietro, così mi pare che lei ha detto a nome del Sindaco, del Supremo. No, assolutamente non si tira indietro, perché veramente è uno dei servizi, come dire, più importanti per ragazzi, per bambini che già vivono un loro disagio, come dire, fisico. Ma a questo si aggiunge anche l'assenza da parte delle istituzioni, come dire, che latita sempre nel momento del bisogno. A questo noi non ci sottraiamo assolutamente. Ok, grazie.